Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video direttamente oggi da Vicenza. Si parte da qua, sono in un albergo, un alberghettino che appunto ho usato come tappa di lancio, come base di lancio per questo giro di oggi che partirà appunto da Vicenza, ovvero la patria del mitico Sinna Gagirri. Che saluto se vede, ciao, se non vede, vabbè, fateglielo vedere questo video, condividete ragazzi. Quindi niente, partiremo da qua per andare a percorrere qualche strada appunto qua in zona Vicenza, il mitico Corso di Asiago, e poi vedrete un po' le strade che farò. Quindi ragazzi, restate connessi al video, iscrivetevi al canale e a dopo. A dopo. Eccoci ragazzi, guarda, c'è il concessionario Suzuki qua. Comunque siamo a Vicenza, adesso si parte. Prima tappa, Corso di Asiago, il mitico Corso. E poi vedrete che strade farò, che strade si percorreranno. E niente, ci vediamo fra pochino. Da qua dovrebbe partire il Corso. Ovviamente c'è un sacco di colonna. E questa è il Corso, si parte. E lo smetto! Cacchiarola! Cacchiarola! Qua proprio bisogna passare la panda ragazzi, qua dovrebbe esserci la cosiddetta barricatella che è un bar, però oggi non c'è nessuno. Dovrebbe essere, mi sa che è chiuso, arriveranno su più tardi. Sacco di autovelox e va che spettacolo, che panorama ragazzi, però troppo traffico, fischia, come hai visto una strada di montagna così, sai che proprio non è di montagna, però tutti Asiago vanno. Altitudine 800 metri. Ecco, sull'altopiano. Dobbiamo essere sull'altopiano di Asiago. Siamo sui 1000 metri di quota. E fa anche frescolino. C'è un po' di frescolino, comunque adesso per scendere andremo a prendere la Valstagna che mi è stata consigliata ieri dal ragazzo, da un ragazzo lì in albergo. Scada, che bella zona collinare ragazzi, guardate qua. Strada bella, però gente che non è in grado di andare in macchina. Siamo ad Asiago, in pratica manca meno di 1 chilometro, quindi dovrebbe essere qua. Carina, però per me è un po' troppo turistica. Tantissimi gente, beh, agosto si può capire, però entri in un paese non ti muovi più. Adesso sembra che il traffico sia sparito, molto bella. E
di quelle che piacciono a me, belle strette incagnate. Sarebbe da fare anche in salita. Stretto, stretto questo, eh? Bello stretto questo. Bello questo, ho fatto bene qua. Ho fatto bene questo, oh, bello stretto. Non ho invaso la corsia. Bello questo. Tornandello, altro tornandello. Seconda marcia. Tac. Guardiamo dove dobbiamo andare. E tac, e via. E via. Altro tornandello. Altro tornandello. Tornandello. E via col tornandello. Colò! Molto bella, molto bella questa stradina qua. Qua Bastagna, comune di Val Brenta, Val Brenta. Ci ragazzi, abbiamo appena passato quel di Feltre e adesso direzione Belluno per poi salire verso il Vajont, ragazzi. È da un po' che volevo andare a vedere la diga del Vajont per vedere un po' di storia, diciamo. Quindi niente, adesso un po' di statali, un po' di traffico nell'anima e via. Eccoci ragazzi, qua siamo arrivati a Longarone. Qua c'è già le indicazioni per la diga del Vajont. Longarone, non so se già si vede qualcosa, può essere che sia là in mezzo a quelle montagne, infatti è là, date lì c'è la diga, quindi diga del Vajont e via, e andiamo a visitare questo pezzo, diciamo, di storia d'Italia. Diga che quando è stata fatta comunque era la più, penso la più alta a livello europeo. Qua c'è il Piave, ragazzi, il fiume Piave, un po' asciuttino, un po' asciuttino. Diga del Vajont, ragazzi, eccoci qua, diga del Vajont. Adesso faccio un volettino col drone.
diga del Vajont l'abbiamo vista. Ora qua c'è casino, c'è il semaforo, però noi facciamo come i motociclisti sanno fare, ovvero passare. Abbiamo visto un pezzo di storia italiana, comunque anche la strada salina è molto carina. E niente, adesso si torna giù verso il Piave e andiamo a fare un'altra strada, diciamo, abbastanza famosa, però prima ci fermiamo a mangiare, mi fermo a mangiare che ho fame, ragazzi. Quindi niente, farò un po' di strada e poi ci si ferma a mangiare. Quindi a dopo. Ragazzi, siamo ai piedi del passo San Boldo. Questo non è il tratto però con le gallerie, il tratto è quello dall'altra parte. E adesso sto vedendo se si riesce a trovare qualcosa da mangiare. C'ho fame. Posto bello, bellissimo. Siamo sui colli bellunesi vicentini anche qua. Bella zona però, ancora non ho trovato da mangiare, però bella zona. Che stradelli, stradellino! E il Belluno si entra nella provincia di Treviso. Eccolo lì, l'Ares. Ah, qua mi sa che in pratica qua partono le curve. Adesso vediamo se qua si fa mangiare. Ah, guardate qua, passo San Boldo, arrivati. In discesa, ovviamente, madonna mia. Si è stretto. Bello, wow, spettacolo di qua. Ma che figata. Verde, via verde. Ecco, bellissimo. Guardate, spettacolo. E qua, bello. Bello. Prossima volta giro al contrario. Ora ragazzi si va in zona Val Dobbiadene. Comunque spettacolare sto passo davvero. Anche se è basso però con quelle gallerie lì. Bellissimo.
Valdo Biadene. Di vitigni del Valdo Biadene, un vino, quindi tutti viti qua nelle colline trevisane, bellunesi, vicentine. Località di Valdo Biadene. Che stradelline! Ok, adesso ragazzi, fra un po' in pratica dovrei prendere la dorsale del Grappa, del Monte Grappa, quindi niente, qua siamo in zona Valdo Biadene e fra un po' appunto prenderò la dorsale del Grappa. Spettacolo! E qua si vedono un po' di fortificazioni. Ragazzi, lo sapete cosa dovete fare? Iscrivervi al canale. Guardate che strade che vi porto. Iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace. Guardate qua. Guardate qua. Spettacolo. Guardate qua tutte le varie muri forti. Spettacolo. Ok ragazzi, devo tornare un pezzo indietro perché in pratica c'è la strada chiusa.
Quindi onde evitare problemi, problematiche, eccetera. E niente. Quindi si ritorna indietro da questa strada spettacolare. Peccato che sia chiusa, perché sennò era proprio di passaggio, cioè dovevo scendere di là. E niente, ragazzi. Quindi si ritorna all'Undrea un pezzettino. Qua c'è da capire dove, però fa niente. Ragazzi, è bellissima sta strada. Questa non l'ho fatta prima, eh. Sette chilometri così, Ischia. Ma è spettacolare. Adesso, prima di rientrare in autostrada, perché fra un po' mi sa che ci ritroveremo in autostrada, bisogna fare benza, ragazzi. Comunque guardate qua che posto. Qua senza protezioni, senza niente. Però davvero wow. Guarda qua, una bruschetta. Ok ragazzi, io tanto adesso fra un paio di chilometri dovrei ritrovarmi nella steppa padana, quindi in pianura, scendere dalla collina e appunto ritornare verso casa. E niente, spero che questo video vi sia interessato, un video abbastanza noioso. No, però vabbè, non so come monterò questo video, però, e non so neanche il titolo che gli darò. O dargli tipo sulle strade di Sinagagiri, visto che ho fatto il Costo e Monte San Boldo. Passo San Boldo. Spero che vi sia interessato e piaciuto. Comunque questa zona qua della dorsale del Monte Grappa, vi consiglio di farla, perché è davvero bellissima. E niente, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Ricordatevi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, ragazzi. Io vi ringrazio in anticipo se lo fate. E quindi niente ragazzi, ancora grazie e ciao.